L'EIMA è una delle tre fiere mondiali più importanti al mondo per la meccanizzazione agricola. E EIMA si svolge ogni 2 anni in Italia, a Bologna, nel mese di novembre, e la prossima edizione sarà appunto dal 9 al 13 del mese di novembre. EIMA è una fiera tutta al chiuso, in padiglioni, occupa circa 375.000 metri quadrati e raccoglie quasi 2.000 espositori provenienti da tutti i paesi del mondo. Infatti di questi 2.000 espositori circa 600 sono provenienti da paesi esteri. EIMA dura 5 giorni, i primi 2 sono riservati soltanto al pubblico professionale e nel 2014 abbiamo avuto 250.000 visitatori circa, di questo numero il 20% provenienti da tutto il mondo. Agli amici argentini propongo di venire ad EIMA perché è un momento molto molto importante per vedere le migliori tecnologie agricole, soprattutto per quanto riguarda le colture specializzate, quali possono essere il vigneto, il vino, l'oliveto, la frutticoltura e l'orticoltura soprattutto. È forse la numero 1 al mondo per questo settore e un po' questo ricorda le caratteristiche italiane agroalimentari. I costruttori italiani di macchine agricole sono tra i primi al mondo come produzione e la caratteristica principale è che si adattano molto alle tipologie di richieste che hanno da tutto il mondo, tanto è vero che i nostri costruttori esportano in 160 paesi in tutto il mondo, Argentina compresa. Quindi diciamo l'offerta che uno trova a Bologna trova di tutto, dalle macchine pequeñe, piccole, alle macchine enormi che si adattano benissimo anche a questo mercato. Nel 2014 10 costruttori argentini che hanno partecipato alla fiera e una delegazione di rivenditori, importatori di macchine che hanno visitato la fiera per poter fare affari con le ditte italiane e sono stati circa 200 operatori che sono venuti a visitarla. Noi in EIMA organizziamo incontri B2B tra le aziende espositrici e gli operatori esteri che vengono a visitarla. Quindi nel 2014 abbiamo organizzato oltre 6.000 incontri tra aziende e operatori esteri. In più, per quanto riguarda la stampa specializzata, abbiamo circa 1.000 giornalisti accreditati alla fiera e i quali svolgono ovviamente attività di tutti i tipi, convegni, workshop, incontri con le aziende e anche con i vari costruttori direttamente. Noi per il 2016 abbiamo già quasi esaurito tutta l'area espositiva, fra l'altro avremo molte aziende che purtroppo quest'anno non parteciperanno perché non c'è spazio, abbiamo terminato lo spazio. Ci aspettiamo quindi un EIMA come in linea con quella del 2014 e credo che ci sarà un ulteriore aumento di visitatori. Quindi puntiamo ad arrivare ai 280.000 visitatori.